Tanta voglia per tutti ragazzi, sono Davide, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono tornato sul canale per parlare di una notizia molto interessante che riguarda il mondo di Call of Duty. Come avrete letto dal titolo, infatti sto per parlarvi del Call of Duty che uscirà nel 2020, che seguirà il Call of Duty di quest'anno, 2019, che molto probabilmente sarà Modern Warfare 4. Kodak infatti ha annunciato che lo sviluppo del nuovo Call of Duty che uscirà nel 2020 è in uno stato confusionale. E per diciamo risolvere la situazione ha messo in mano il progetto di questo Call of Duty a Treyarch. Treyarch infatti in questo progetto per questo Call of Duty che vedremo nel 2020 si è messa subito al lavoro assieme alle altre due software house, Sledgehammer Games e Raven Software, che sarebbero dovute essere le uniche due case a lavorare su questo Call of Duty. E grazie a questa notizia possiamo, diciamo, dedurre che il prossimo Call of Duty, successivo a quello di quest'anno, nel 2020 sarà Call of Duty Black Ops 5. Per la produzione di questo nuovissimo Call of Duty Black Ops 5, le case, infatti, Sledgehammer, Raven e Treyarch si sono divisi i ruoli. Seguendo quello che ha riportato Kotaku, il progetto si è diviso in due parti, in due team che lavoreranno contemporaneamente per lo stesso progetto. Infatti il team di Sledgehammer e Raven si occuperà della campagna che è ambientata nella Guerra Fredda ed invece Treyarch si occuperà della parte multiplayer e un probabile zombie. Se Activision utilizzerà nuovamente per questo modus operandi per quanto riguarda i progetti lavorativi dei Call of Duty, si tornerà infatti ad utilizzare una rotazione biennale per quanto riguarda l'uscita dei capitoli. L'ultima volta infatti che abbiamo visto questo tipo di rotazione era nel lontano 2012 con Black Ops 2. Bene ragazzi, il video si conclude qui, tutte le informazioni che vi ho appena elencato le troverete in un articolo qui sotto in descrizione scritto dal buon Mr. Geo sul nostro sito wagna.it. Vi invito a darmi la vostra opinione qui sotto nei commenti riguardante questa nuova rotazione biennale e questa collaborazione che vi sarà fra le case per la produzione di questo nuovissimo Call of Duty Black Ops 5. Quindi lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi tutti gli aggiornamenti qui sul canale di Wagna. Qui da Davide è tutto e tanta Wagna per tutti!